Buongiorno a tutti, grazie ancora Giancarlo Tavarese che dedica grandi attenzioni alle tematiche psichiatriche di cui noi ci occupiamo. E proprio poche settimane fa abbiamo effettuato il quinto seminario del Centro Studi Psichiatrici, sono questi dei convegni giornalieri dentro cui riusciamo a inserire 17-18 relazioni, quest'anno siamo arrivati a 19 relazioni nello stesso congresso in una sola giornata. Perché è importante fare informazione. Ovviamente questo congresso è in Italia ed è in lingua italiana e questo congresso si è svolto a Trento ultimamente e tra l'altro abbiamo l'orgoglio di dire che quando il nostro centro studi organizza un meeting scientifico, noi pubblichiamo in riviste scientifiche del settore ciò che noi trattiamo, di cui noi trattiamo nel meeting. Questa è la rivista Telos, che prende tutte le relazioni dello scorso convegno di Trento. In questa rivista abbiamo messo tutti i nostri lavori emersi. Il tema del meeting è stato dallo stigma alla salute mentale. In modo ampio abbiamo spaziato sul concetto dell'importanza di dare sensibilità, conoscenza e semplificazione anche direi di approccio a queste tematiche. Via lo stigma, via il sentirsi additati. Tu hai un problema di psichiatria, tu vai dallo psichiatra, tu sei in cura, eccetera, eccetera. Tutte queste problematiche vecchie, datate, direi, devono essere abolite con la collaborazione non solo di noi psichiatri e psicologi che hanno collaborato a questo meeting, ma anche con la collaborazione di tutti gli altri che si occupano della diffusione, a partire dai giornalisti. E Giancarlo Trapanese è un principe del giornalismo perché si occupa anche non soltanto dell'informazione cronachistica, ma anche dell'informazione scientifica nella sua divulgazione. Importante che questi concetti le prendano anche la popolazione generale, i medici di altre branche non psichiatriche. Capire che la malattia psichiatrica che spazia dai disturbi dell'umore, ai disturbi depressivi, ai disturbi dell'ansia, ai disturbi psicotici, per fortuna questi ultimi sono i meno frequenti. Sono malattie, in buona parte di essi, soprattutto per quanto riguarda le depressioni, i disturbi dell'ansia, sono malattie curabili. E la qualità della vita che ne esce fuori dopo un adeguato trattamento con un'adeguata diagnosi cambia veramente il percorso della vita dei soggetti. E allora fare diagnosi e terapia era ed è il compito del medico, del clinico, dello psichiatra. Con la collaborazione di psicologi che collaborano con noi, abbiamo fatto veramente un bel meeting. Per quanto mi riguarda, è importante sottolineare quanto ho già pubblicato 10 anni or sono e divulgato in tanti meeting italiani ed esteri, una scala di valutazione sugli stati misti. Cosa sono gli stati misti? Sono la principale manifestazione dell'ansia, della tensione, dell'inquietudine che si verifica durante le patologie dell'umore e che poi si sviluppa, si manifesta nella vita quotidiana. Con irrequietezza, agitazione, tensione, pensieri che si accavallano, sonno disturbato, alternanza rapida fra malinconia, tristezza, nervosismo e irritabilità. Tutto questo descrive quello che si chiama quadro misto dell'umore, quadro misto dello spettro bipolare dell'umore, per dirlo in modo più completo. E tutto questo, se ben trattato e ben curato e ben diagnosticato, porta a una buona ripresa del soggetto. Questa scala di valutazione, di autovalutazione, quindi molto molto semplice, scaricabile da un sito oppure contattando direttamente il sottoscritto di utilizzo gratuito e immediato, porta sia il singolo, sia il medico di base, sia anche un professionista del settore che vuole approcciarsi a una diagnosi generica di disturbo dell'umore, porta a capire precocemente cosa significano gli stati misti dell'umore, come gestirli, come approcciarli e non fare quindi errori di diagnosi di terapia che poi porterebbero a una cronicizzazione della stessa. Questo è quanto il sottoscritto ha voluto sottolineare durante il meeting e poi tutto ciò che hanno detto i miei colleghi nel convegno. Un qualcosa che ha dato un vero arricchimento al panorama scientifico italiano, con la grande soddisfazione di presiedere questo gruppo eccelso, e questo meeting è stato un'ulteriore conferma che il Centro Studi Psichiatrici da tanti anni, fondato 24 anni fa, sta dando un grande contributo con meeting e con pubblicazioni scientifiche.